Ritrovato morto Piero Pucci, il massese, scomparso da casa venerdì pomeriggio, è stato trovato a Carrara. Milioni di euro per Massa Carrara, firmati a Roma il bando delle periferie e il protocollo di difesa del suolo. Corteo studentesco antifascista in piazza Garibaldi, presenti associazioni e rappresentanze politiche. Ancora vandali in Galleria Sanzio, alberi di Natale rubati, terra sparsa sul pavimento, insorgono i residenti. Don Puglisi e la legalità, al Guglielmi il convegno con la partecipazione attiva di molte scuole. Inaugurato Comunque Belle, il nuovo ambulatorio estetico ad oncologia a Carrara, un supporto per i pazienti. Buonasera, ben ritrovati e benvenuti alla nostra informazione. Come dicevamo nei titoli, è stato ritrovato senza vita oggi Piero Pucci, il massese, che mancava da casa ormai da venerdì pomeriggio. La sua salma è stata trasportata all'obitorio, dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria, il servizio di Cinzia Chiappini. Nessun segno di violenza per mano di terzi né autoinflitta e nessun indizio sul corpo e nel luogo del ritrovamento utili a ipotizzare le cause del decesso. Si dovrà dunque aspettare l'esito dell'esame autoptico per sapere come e perché è morto Piero Pucci, il massese di 46 anni che mancava da casa da venerdì pomeriggio. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato oggi alle 14 ai piedi del terrapieno del ponte autostradale nei pressi dell'intersezione di Viale Zaccagna a Marina di Carrara. A dare l'allarme una ragazza che sotto shock ha chiamato le forze dell'ordine. Pucci mancava da casa da venerdì e la denuncia dei familiari era scattata nella giornata di sabato con tanto di appello sui social da parte della sorella preoccupata. Per ora nessuno si sbilancia sulle cause della morte, anche perché il freddo gelido di questi giorni rende difficile ipotizzare attraverso il solo esame visivo il momento del decesso. Fonti sanitarie lasciano intendere che la morte risalirebbe ad almeno qualche giorno fa. Per avere risposte certe si dovrà attendere dunque l'autopsia che dovrebbe essere disposta a breve dal PM Marco Mansi, titolare delle indagini. È morto a seguito di un incidente stradale l'ex ministro Altero Matteoli, aveva 77 anni ed era residente a Casale Marittimo, ma era legato molto al territorio di Massa Carrara. Il senatore viaggiava da solo su una BMW quando sulla via Aurelia, all'altezza di Capalbio, si è scontrato con una Nissan con a bordo un uomo e una donna, rimasti entrambi feriti. L'uomo, 50 anni, è stato trasportato all'ospedale di Grosseto, la donna con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Matteoli è stato estratto dalle lamiere dell'auto in fin di vita. I medici hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma non c'è stato nulla da fare. La politica e le istituzioni perdono un protagonista leale, preparato e stimato da tutti, commenta il senatore Lucio Barani a nome del gruppo ALA. Mancherà ai colleghi e ai cittadini per il suo fortissimo legame con il territorio. Condoglianze anche a nome di Sinistra Italiana Toscana e di Massimo Mallegni, vice coordinatore vicario di Forza Italia in Toscana ed ex sindaco di Pietrasanta, che lo ha definito un uomo del popolo. Matteoli avrebbe dovuto partecipare ad una cena di Natale in programma questa sera e annullata. Ha fatto molto per la nostra terra, ha detto Mallegni, e lo dovremo sempre ricordare come uno di noi. Ed è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Massa un uomo di 28 anni, latitante avellinese, che circa un mese fa aveva fatto perdere le sue tracce abbandonando la propria residenza, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Dovrà scontare la pena di un anno e 4 mesi di reclusione e rispondere dei reati di false dichiarazioni sull'identità, possesso e fabbricazione di documento di identificazione falso. È stato rintracciato davanti all'ufficio postale di Via Democrazia, a Massa, fermato dai carabinieri, non sospettando di essere stato riconosciuto, ha esibito documenti di identità alterati con l'obiettivo di sviare il controllo. I militari dell'arma lo hanno condotto in caserma. Approfonditi gli accertamenti, lo hanno dichiarato in arresto ed accompagnato in carcere.
A Massa Carrara, opere di difesa del suolo per poco più di 10 milioni di euro arrivano con il protocollo d'intesa firmato questa mattina a Roma dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e dal ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti. I soldi saranno così investiti: 2 milioni e 200 mila euro per la mitigazione del rischio frana di criticità presenti sulla Valle del Frigido ed 1 milione e mezzo per adeguamento strutturale ed idraulico nel tratto del ponte di Via Mazzini al ponte di Via Marina Vecchia a Massa. 700 mila per il ripristino della viabilità comunale Frane a Carrara, località Noceto. 1,5 milioni sui movimenti franosi a Zeri, 200 mila per opere di ripristino e miglioramento di dissesto idrogeologico a Bagnone, 530 mila per gli argini della cassa di colmata del lago di Porta a Montignoso, 980 mila sul torrente Parmignola ed infine 2,5 milioni di euro per l'adeguamento strutturale ed idraulico del torrente Ricortola. I sindaci di Massa e di Carrara oggi a Roma hanno firmato l'atto ufficiale che porterà milioni di euro sul territorio per riqualificare le periferie. 14 milioni circa per Massa da investire nei quartieri di Poggi, Rinchiostra, Cervara e Villette fino alla stazione ferroviaria. Un intervento complessivo da 23 milioni di euro, le cui risorse derivano in parte dal bando varato dal governo e in parte da un cofinanziamento dei privati per altri 8 milioni di euro. A Carrara arriveranno 18 milioni di euro che serviranno alla realizzazione di 11 progetti, tra i quali la pista ciclabile sulla ex Marmifera e sull'argine del Carrione, la ristrutturazione di Palazzo Pisani e Palazzo Rosso, la riqualificazione di Via Verdi e della struttura ex CAT di Avenza. È partito stamani alle 8:30 da Piazza Garibaldi a Massa il corteo studentesco antipartitico antifascista, organizzato dagli studenti delle scuole superiori. Hanno partecipato alla manifestazione studenti, rappresentanze politiche ed associazioni. Ce ne parla Sara Germelli. Meno di un centinaio di persone tra studenti e cittadini, CGIL, ANPI e rappresentanze politiche, tra cui l'assessore comunale di Massa Elena Mosti, hanno partecipato alla manifestazione antifascista organizzata lunedì mattina a Massa alle 8:30. Ad organizzare il corteo studentesco antipartitico antifascista, persone che insieme hanno deciso di manifestare a seguito delle numerose azioni intimidatorie avanzate da gruppi dichiaratamente fascisti, le ultime a Como e a Roma. In primo piano le scuole superiori di Massa hanno dato vita ad una mobilitazione locale volta a sensibilizzare la cittadinanza, finalizzata quindi all'esaltazione dei valori democratici della nostra Costituzione e ad una nuova presa di coscienza nei confronti del fascismo che, come sottolineano gli studenti, quei valori tende a reprimere. Noi dobbiamo organizzarci e unirci e uniti combattere il fascismo, combatterlo nelle piazze e combatterlo appunto, come ho detto prima, ogni giorno. Guardate che il fascismo, forse per età che ho, io ero un bambino, ma è tremendo. Fascismo vuol dire crimine. Fascismo vuol dire togliere la democrazia, la libertà. L'idea, ha detto uno degli studenti del liceo classico Pellegrino Rossi, è nata dal confronto tra i rappresentanti del liceo Rossi, Pascoli e Fermi, ed è quella di promuovere un'azione che parta da tutte le scuole e che vada ad includere chiunque si senta in antitesi con i principi neofascisti. Una democrazia matura offre mezzi e occasioni per esprimere pacificamente proposte e proteste, ha detto l'associazione Apuana Volontari della Libertà vicino ai manifestanti. Una democrazia matura evita, condanna e reprime proteste dannose e violente da chiunque. Provocate per qualsiasi motivazione. Era uno degli ultimi bus acquistati dal CTT Nord, dotato peraltro di un nuovissimo sistema antincendi. Eppure tutto questo non è bastato a evitare che il mezzo venisse completamente distrutto dalle fiamme. Il servizio di Cinzia Chiappini. Lunedì, ore 6:45, un autobus della compagnia Toscana Trasporti è in viaggio dal deposito di via Catanina a Massa in direzione Carrara. Si tratta di una corsa di servizio. Il mezzo deve raggiungere il capolinea di Piazza Sacco e Vanzetti per coprire la linea 70 circolare e dunque a bordo non ci sono ancora passeggeri. Improvvisamente, mentre il bus percorre la statale Aurelia in prossimità dell'arco della cementeria, a metà tra la rotatoria
all'altezza della strada dei Marmi e l'incrocio con via provinciale, dal motore parte una scintilla che nel giro di pochi istanti si trasforma in un vero e proprio incendio. Per fortuna il mezzo, acquistato appena 2 anni fa, è un modello di ultima generazione dotato di impianto antincendio. Il sistema si attiva e le fiamme vengono domate, almeno per un po'. Sì, perché di lì a poco l'incendio si riaccende e distrugge completamente il mezzo. L'autista, per fortuna, ha il tempo di mettersi in salvo ed esce illeso dal bus. Sul posto intervengono i vigili del fuoco di Carrara dalla caserma di Avenza. La cosa drammatica è che a prendere fuoco non è stato uno di quei bus vecchi di 20 anni, ma uno comprato 2 anni fa, e questo, come più volte denunciato, la dice lunga sulla qualità dei mezzi acquistati dall'azienda. In ogni caso il problema è sempre quello: il parco mezzi CTT non ne può più, commenta Luca Mannini, segretario di Filt CISL. Questa mattina, secondo il sindacalista, sono saltate altre 5 corse. Gli autisti sono rimasti a terra perché non avevano mezzi a disposizione. I bus nuovi sono sempre in servizio e non c'è mai il tempo di fare manutenzione. Quelli vecchi stanno giorni e giorni in officina e così garantire il servizio diventa impossibile, segnala ancora Mannini. E a Motignoso invece continua il disservizio del trasporto scolastico, ha detto Paolo Lenzetti, consigliere del Movimento 5 Stelle a Motignoso. Ho raccolto lamentele da parte di genitori che senza alcun avviso hanno accompagnato i figli a scuola con evidente ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni a causa appunto della mancanza del servizio. Pare che il Movimento 5 Stelle, già in occasione del Consiglio Comunale del 30 novembre, sia intervenuto in merito interrogando il sindaco Gianni Lorenzetti sulla questione accompagnatori. Il Movimento rimane preoccupato per i continui disagi e disservizi, ha detto Lenzetti, con l'augurio che il prossimo anno non ci siano aumenti sul servizio a domanda individuale. Galleria Raffaello Sanzio a Massa è vittima già da tempo di vandalismo. Nella notte tra sabato e domenica sono stati rovesciati e rubati alcuni degli alberi di Natale acquistati dai commercianti della galleria. Interviene Marco Guidi, presidente provinciale di Fratelli d'Italia. Chiediamo che l'amministrazione prenda severi provvedimenti. Ce ne parla Sara Germelli. Domenica mattina commercianti e residenti si sono svegliati con una brutta sorpresa in Galleria Sanzio a Massa. Ultimo in ordine di tempo l'episodio in cui sono stati presi di mira gli alberi di Natale, posti come decorazione della stessa galleria. Qualcuno nella notte tra sabato e domenica ha ben pensato infatti di rovesciare i vasi degli alberi decorativi, lasciando copiose tracce di terriccio sulle pavimentazioni. C'è qualcuno che sostiene addirittura che qualche albero sia stato rubato. Molti dei cittadini chiedono che il sindaco Alessandro Volpi provveda all'installazione di telecamere di sorveglianza al fine che questi avvenimenti possano non accadere più. È divenuto ormai luogo di dimenticanza da parte dell'amministrazione della città, ha detto Marco Guidi, presidente provinciale di Fratelli d'Italia. L'amministrazione non si è preoccupata di addobbare la piazza con luci ed ornamenti natalizi. Sembrerebbe infatti che i commercianti e gli abitanti della zona si sentano da tempo abbandonati e che siano state raccolte numerose segnalazioni per sottolineare la situazione in cui versa Piazza Garibaldi e la galleria stessa durante le ore notturne. La galleria, ha detto Guidi, durante la notte è in mano a persone che bivaccano e fanno schiamazzi. Spetta poi cittadini e commercianti pagare il conto di tali comportamenti. Pare insomma dalle parole del presidente che non sia difficile imbattersi in resti di bottiglie rotte, tracce di urina e cibo. Questa situazione è intollerabile, afferma così Guidi. L'amministrazione del sindaco Alessandro Volpi ed il PD si sono dimenticati della zona. Fratelli d'Italia chiede che vengano presi provvedimenti per la tutela del decoro e della sicurezza di chi vive in galleria e in quella parte della città. Il responsabile comunale di Massa della Lega Nord, Martinucci, riporta le segnalazioni dei residenti di Via dei Colli, località Gobbie, che prima e dopo i giorni di allerta rossa si sono ritrovati con la strada piena di tronchi caduti in strada. Il responsabile comunale della Lega dichiara di essere andato direttamente in comune e in prefettura a segnalare la situazione della strada in questione per chiedere un intervento, poiché i residenti si sono sentiti abbandonati dal mancato aiuto da parte del comune. Nuovo sopralluogo da parte del Movimento 5 Stelle. I consiglieri Giacomo Giannarelli e Luana Mencarelli hanno fatto visita all'Istituto Alberghiero di Massa e dichiarano:
Il movimento è pronto a fare tutto il possibile per rilanciare, anche dal punto di vista turistico, l'edificio scolastico al servizio. Continuano i sopralluoghi da parte del Movimento 5 Stelle. Questa mattina i consiglieri pantastellati Giacomo Giannarelli e Luana Mencarelli hanno fatto visita all'Istituto Alberghiero di Massa. Da quanto risulta, la struttura ha bisogno di un piano di valorizzazione, varie ristrutturazioni e necessita della creazione del convitto. Oltre ad essere un luogo di formazione di alta qualità, i consiglieri hanno riconosciuto allo storico edificio un importante valore turistico. In virtù di questo potenziale, Giannarelli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, evidenzia come la scuola potrebbe diventare anche centro di attrazione nel periodo in cui è sospesa l'attività didattica. Tutti i livelli istituzionali devono collaborare per aiutare l'istituto a risolvere i suoi problemi, ha dichiarato Giannarelli, affermando che il movimento chiederà in ambito regionale i fondi necessari e metterà in contatto provincia e dirigente scolastica con il loro sportello per i fondi Unione Europea. Vicinanze e buone parole verso la dirigente dell'istituto sono state spese anche da Luana Mencarelli, che auspica una maggiore collaborazione da parte degli enti locali per risolvere i problemi che da sempre coinvolgono l'edificio, come il caso del convitto. Sempre la consigliera, a tal proposito, propone di riprendere in considerazione come futuro alloggio per gli studenti che vengono da fuori provincia l'edificio dell'Ugo Pisa, invitando magari a riconsiderare tutti i suoi mobili, specialmente quelli accanto all'ingresso dell'istituto alberghiero. Incontro del Movimento 5 Stelle con i cittadini sul tema acqua, martedì alle 19 alle 21 alla sede di Galleria Sanzio. La proposta di legge per ripubblicizzare il servizio idrico integrato toscano è in discussione sulla piattaforma Rousseau, che permette agli iscritti di poter influire direttamente su ogni testo normativo scritto dai grillini. Una cordata di imprenditori locali del Marmo è la nuova proprietaria dell'Hotel Michelangelo di Carrara. L'unico albergo di lusso del centro città è stato acquisito all'asta questa mattina per 1,2 milioni di euro. Dopo una lunga serie di difficoltà finanziarie, la struttura aveva chiuso i battenti a fine ottobre. La prima asta era andata deserta, mentre la seconda, battuta questa mattina, si è conclusa con l'acquisizione da parte di un gruppo di imprenditori del Lapideo. L'amministrazione comunale di Carrara è soddisfatta dell'esito dell'asta sull'Hotel Michelangelo, perché verrà mantenuta, come da loro auspicato, una struttura ricettiva fondamentale per il rilancio turistico della città e perché la proprietà rimarrà a Carrara. Auspichiamo anche che l'attività dell'albergo possa riprendere quanto prima, ha dichiarato il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale. Teatro Guglielmi, gremito per il convegno, sì, ma verso dove? Sulla figura di Don Pino Puglisi, martire della mafia. Molte scuole della provincia hanno portato contributi, performance e riflessioni, ponendo domande a chi ancora oggi segue ancora il pensiero di Don Puglisi. Il servizio di Benedetta Bianchi. Le mafie si sono introdotte anche nel territorio apuano, vanno combattute con i fatti partendo dai giovani e proprio i ragazzi questa mattina sono stati protagonisti di Sì, ma verso dove costruiamo la legalità? Convegno incentrato sulla figura di Don Pino Puglisi, organizzato dalla parrocchia di San Martino di Borgo del Ponte, dal Centro Sportivo Italiano e dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato Mussi di Massa Carrara. Non ho paura delle parole dei violenti ma del silenzio degli onesti, diceva padre Puglisi, che fino all'ultimo, nonostante aggressioni e avvertimenti, ha cercato di combattere la mafia siciliana. Sapeva che sarebbe arrivato quel momento, quel colpo di pistola, ha raccontato la professoressa Rosaria Cascio, ex alunna di Don Puglisi, membro dell'associazione Sì, ma verso dove. Eppure ha continuato la sua battaglia per la legalità, perché la mafia è forte ed è capace di ridurci al silenzio. Invece dobbiamo rimboccarci le maniche e passare dalle parole ai fatti concreti. Un appello rivolto a tutti gli studenti che hanno riempito il Teatro Guglielmi. Mi hanno portato il proprio contributo tramite performance, filmati, pensieri, affrontando la legalità a 360 gradi, dal bullismo alla prostituzione, dai non luoghi sociali alla difficoltà di far emergere la verità. Oltre alla professoressa Cascio, ha risposto alle domande dei ragazzi il giovane Marco Antonelli dell'Associazione Libera. Esistono tante organizzazioni criminali a cavallo tra le province di Massa Carrara e La Spezia, dove purtroppo molti scelgono di non parlare per convenienza.
L'idea lanciata per passare a fatti concreti è stata quella di riutilizzare i beni immobili confiscati, e in provincia sono diversi, come già avvenuto a Sarzana, dove un appartamento è gestito da un'associazione formata da giovani tra i 20 e i 25 anni, o a Licciana Nardi, dove una struttura è stata trasformata in caserma. Presenti diverse autorità, non è mancato il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, che ha invitato i ragazzi a non disperdere il lavoro fatto per il convegno, mentre l'assessore Giovanni Rutiglia ha parlato di distanze da eliminare e riqualificare le periferie per mettere tutti i cittadini allo stesso livello. Questa mattina il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri ha inaugurato il nuovo ambulatorio estetico del Day Hospital di Carrara, che è stato battezzato non a caso, comunque belle. Servizio di Cinzia Chiappini. Comunque belle, nonostante la paura della malattia, il peso della chemioterapia e la consapevolezza di essere entrate in un percorso tutto in salita e dall'esito spesso incerto. Ma visto che per curare il cancro le medicine da sole non bastano, ci vuole anche tanto, tantissimo spirito, al Day Hospital di Oncologia a Carrara hanno pensato di aprire un ambulatorio davvero speciale, tutto dedicato alla cura estetica delle pazienti. Il reparto, del resto, è da sempre un'eccellenza sanitaria, anche e soprattutto per la grande attenzione che riserva alla sfera psicologica di chi lo frequenta. Donatori di musica e concerti in corsia pensati per allietare i pazienti di oncologia è solo una delle tante iniziative organizzate con la complicità di primario, medici, personale infermieristico e mondo del volontariato. Da oggi a queste iniziative se ne aggiunge una nuova, la disponibilità di un ambulatorio estetico che sorge a due passi da dove i pazienti effettuano visite e terapie. La nostra filosofia è sempre stata quella, non dedicarci soltanto al tumore, soltanto quei pochi grammi di malattia che una persona ha, ma tutta la persona stessa, quindi dedicarsi ai suoi bisogni, ai suoi sogni, alle sue speranze, rendere una persona più bella. Laddove la terapia è stata in grado di ridurre la bellezza, di causare dei danni estetici, è un qualcosa di fondamentale per continuare a sperare, a pensare al futuro e per avere una riappropriazione della propria identità. L'ambulatorio sarà aperto dal lunedì al giovedì e offrirà ai pazienti oncologici la possibilità di incontrare su appuntamento diversi professionisti: estetista, parrucchiere, insegnante di educazione fisica, nutrizionista, consulente del trucco e di moda, podologo e medico estetico. Il tutto in un'iniziativa resa possibile grazie al volto della speranza e CNA e alla determinazione di Roberta Crudeli, caposala di oncologia, e Maria Rita Muttini, responsabile dell'Istituto Toscano Tumori. All'inaugurazione hanno partecipato anche Giacomo Allegrini, responsabile dell'unità di oncologia medica dell'azienda toscana Nord-Ovest, e il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri. Bene, adesso la linea passa alla regia per la pubblicità, noi ci rivediamo subito dopo. Eccoci, ci siamo! Oggi, più grandi che mai, il Natale di MB Garden è sempre più grande, colorato, profumato e pieno di idee nuove. Da noi trovi tutto quello che desideri per i tuoi regali floreali e non. E poi gli abeti di ogni dimensione, bellissimi, un bosco creato solo per i vostri desideri e per quelli dei vostri bambini. Ed ecco la novità, i cesti di MB Garden, le nostre bellissime confezioni ricche di abbinamenti, con fiori, vini, olio e miele del territorio, per un regalo unico e originale. Vivi il nostro cambiamento. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa. Siamo anche su Facebook. Fatti una bella pizza Capum Marola in Coppa e vedrai che il mondo poi ti sorriderà. La pizzeria Elisir di Bruno Criseo presenta le sue pizze speciali realizzate con ottimi ingredienti. Vegetariane, con cereali, integrali e poi l'atmosfera e la magia del forno a legna. Ma la sua passione sono anche le pizze artistiche, le sue opere d'arte. Solamente Bruno il pizzaiolo artista le sa realizzare come per magia. Pizzeria Elisir, via Ferdinando Martini 20, Massa, telefono 334 77 96 933, anche su Facebook.
Fabrico Center, è Natale! Vieni a scoprire il nostro assortimento di alberi. Luci e proiettori. E un vasto assortimento di addobbi natalizi. Paesaggi e statuine per il presepe. Vi ricordo che fino al 31 di dicembre potrete usufruire dei buoni sconti da 10 euro su una spesa minima di 50. Capito? Da Brico Center è Natale! Pittori, artisti e bambini per il calendario Avis 2018 presentato a Villa Schiff sabato mattina nel corso di una manifestazione aperta a tutti. Un gesto e un segnale di solidarietà che fa bene a tutti, ha detto il sindaco Gianni Lorenzetti. Abbiamo scelto il tema della pace, spiega il presidente Avis Montignoso Alvaro Tonlazzerini, perché in questi periodi di guerre, disastri e difficoltà ci è sembrato un bel segnale di speranza, un messaggio che l'uomo deve cercare di raggiungere senza arrendersi. Il progetto va avanti dal 1997, realizzato grazie alla partecipazione di tutte le scuole del comprensorio. La vicepresidente Massa Città Nuova richiede l'emissione da parte del sindaco di Massa dell'ordinanza che vieta di sparare botti e petardi fino al 6 gennaio 2018 in luogo pubblico. Il divieto ha lo scopo preventivo di tutelare l'incolumità delle persone, degli animali e del patrimonio pubblico e privato. Inoltre l'ordinanza ricorda di non raccogliere né tantomeno riutilizzare botti e petardi inesplosi, vigilando affinché i minori non facciano uso o detengano addirittura materiali esplodenti e che l'acquisto di tali prodotti è possibile esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita. Noverenne a trainare la slitta di Babbo Natale nella notte della vigilia, ognuna con una sua caratteristica. Ecco la loro storia. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. Rudolf vive al Polo Nord ed è la renna che guida la slitta di Babbo Natale durante la vigilia assieme alle altre 8 renne. Rudolf si distingue dalle altre per il suo naso rosso luminoso. Leggenda vuole che Rudolf, quando scoprì che Babbo Natale era in difficoltà con i regali a causa della nebbia, diventò triste ed il suo naso si accese ancora di più. Poté quindi illuminare la strada e guidare la slitta e da allora Rudolf è il capobranco. Ci sono poi le gemelle Dixen e Vixen, le prime renne trovate da Babbo Natale nascoste sotto la neve. Hanno il manto d'oro, Vixen ha due code, Dixen è raffreddata cronica. Ad ogni stagione Babbo Natale raccoglie tutti i crini d'oro e li manda in regalo ai più bisognosi. Comet è la renna più veloce dell'universo, raccoglie i desideri dei bambini e li riferisce a Babbo Natale. Dazzle è la ballerina del branco, col tempo i suoi zoccoli si sono trasformati in scarpette da ballo rosa. Quando un bambino non riesce ad imparare un passo di danza, lei gli sussurra all'orecchio i movimenti giusti. Cupid, nata con una macchia rossa sul petto a forma di cuore, è la più coccolona, preferisce stare in fondo alla slitta per essere il più possibile accanto a Babbo Natale. Poi c'è la cantante Donner, sa imitare tutte le voci dei genitori del mondo, per cui spesso rimprovera i bambini che hanno fatto qualche guaio. La più coraggiosa è Dasher, che ha due denti a castoro con cui morde gli uccelli che si avvicinano alla slitta per rubare i regali. Infine Prancer, la più timida e l'ultima ad essere trovata. Nascosta tutto il giorno dentro un albero, usciva solo di notte per non essere vista. Convinta da Comet, Prancer si unì al branco, stupita che nessuna delle renne l'avesse presa in giro perché diventava sempre rossa. Babbo Natale le spiegò che anche le altre avevano una caratteristica strana e che nessuno di noi è perfetto. Un folto pubblico ieri pomeriggio è rimasto incantato dal coro gospel Joyful Singer. Tra un acquisto e un aperitivo, la performance di oltre 2 ore ha animato la domenica natalizia in Galleria Da Vinci a Massa. Vediamo le immagini dell'evento organizzato appunto dai commercianti della galleria. Yeah.
viaggio tra canti sacri e profani dedicati alla Natività, interpretato da quattro grandi artisti di fama internazionale: Alida Berti, soprano, Pietro Giuliacci, tenore, Sergio Bologna, baritono, e Giorgio Giuseppini, basso, accompagnati al pianoforte dal maestro Pietro Mariani. Per i tanti appassionati presenti a Carrara, prosegue con la musica lirica il programma di concerti, tutti a ingresso libero, promossi per il periodo delle festività natalizie dal Comune di Carrara e organizzati da GAMB SRL in collaborazione con il Circolo Carrarese Amici della Lirica. Il concerto lirico La Voce degli Angeli si svolgerà mercoledì 20 dicembre alle 21 in Duomo a Carrara e sarà dedicato alla memoria della signora Simonetta Puccini, mancata nei giorni scorsi e instancabile custode della memoria artistica e dei luoghi del grande compositore lucchese. E torna la musica che affascina e avvolge grazie all'Ensemble Liber. Domani alle 21 con un appuntamento alla chiesa di Sant'Eustachio a Montignoso. Il gruppo è una formazione estremamente duttile, nata per opera di Andrea Luti e ideata per valorizzare il ruolo della fisarmonica nella musica da camera. Verranno eseguite musiche del repertorio classico e barocco, spiega l'assessore Eleonora Petracci. Ci sarà anche un finale dedicato alle canzoni della tradizione natalizia. Il gruppo si è già esibito in diverse occasioni nella nostra città e ogni volta riesce a regalarci emozioni in più. Ancora raffica di successi per il club Scherma Apuano nella seconda prova di qualificazione regionale tenutasi la scorsa domenica a Cascina. Gli schermitori carraresi, guidati dal maestro Davide Lazzaroni e dall'istruttore nazionale Gabriele Favaretto, conquista oro e bronzo nella spada femminile con Isabella Panzera e Lucrezia Zanzanaini. Assieme ad un sesto posto nella spada maschile con Manuel Foci ottiene il sesto posto. Lo spadista carrarese conquista così il lascia passare per la seconda prova di qualificazione nazionale in programma per marzo a Caorle. Con i risultati di domenica sale dunque a 5 il numero totale degli atleti apuani che combatteranno sulle pedane dei nazionali. Oltre ai già citati Panzera, Zanzanaini e Foci, saranno presenti anche Jacopo e Andrea Della Pina. E adesso siamo al meteo, vediamo le previsioni del tempo. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Martedì 19 dicembre cielo nuvoloso durante le prime ore del mattino, in prevalenza sereno a seguire. Temperature massime in lieve ripresa, venti moderati o tesi e mare poco mosso. Mercoledì 20 dicembre temperature minime in calo, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Moderato incremento della nuvolosità a partire da giovedì. Se le temperature massime sono in aumento fa freddo di notte e dal primo mattino, congelate nel fondovalle della Lunigiana. I venti soffiano deboli o moderati ed il mare è quasi calmo. Per ulteriori aggiornamenti visitate il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Vi ricordo che fino al 31 di dicembre potrete usufruire dei buoni sconti da 10 euro su una spesa minima di 50. Capito? Da Brico Center è Natale! E il nostro telegiornale termina qui per quanto mi riguarda. Vi do il mio arrivederci alle prossime edizioni, però continuate a seguirci perché adesso c'è la nostra rubrica Il mio Natale. Arrivederci alle prossime edizioni.